Grazie, grazie al maestro Giuseppe Relmi, ben ritrovati sempre in diretta ad 8 mattina. Continuiamo a parlare di fiori nel deserto, le imprese e la sfida dell'internazionalizzazione. Ci siamo lasciati con tre concetti chiave: semplificazione, ma soprattutto rilancio e rivalutazione del, in particolare del sud e della Campania. Un progetto che ha avuto già i suoi risultati positivi per l'iniziativa svolta a Malta dall'Associazione Imprese del Sud. E allora vediamo anche qualche foto, chiedo in regia ad Aldo Finizia, abbiamo qualche immagine dei momenti vissuti con le imprese a Malta. Questa era la cena di gala offerta dal primo ministro, eravamo alla Sacra Infermeria e questa è una parte della nostra delegazione, tutti giovani imprenditori come potete vedere, ed eravamo ospiti del primo ministro, abbiamo avuto l'opportunità anche di dialogare col presidente del Commonwealth britannico e quindi è stato un momento di condivisione molto molto interessante. Ecco, quali sono stati i temi principalmente su cui vi siete confrontati? Evidenziava giustamente molti giovani, le evidenziava. Sì, la nostra delegazione era quasi totalmente, forse i genitori hanno mandato i figli in una scoperta, come si dice, e anche perché lì era, il contesto era totalmente anglofono, quindi si parlava esclusivamente in inglese e quello che abbiamo notato è il pragmatismo che noi non abbiamo. È inutile che giriamo attorno a tante cose. Il primo giorno abbiamo avuto grosse difficoltà di dialogo con interlocutori che erano lì per sapere tu cosa facevi, cosa volevi, e poi dopo ci si incontrava. E noi abbiamo avuto un approccio italiano, no? Classico nostro, e dopo il primo giorno invece abbiamo capito che dovevamo cambiare totalmente approccio e quindi siamo stati quelli che hanno, come si dice, hanno battuto il record di presenza, perché abbiamo fatto 10 ore di fila ad incontrare tutta una serie di interlocutori e siamo tornati veramente carichi di entusiasmo. Quindi semplificazione assolutamente. Questa è un'altra delegazione, questo è il primo ministro del Camerun, come dicevo prima l'amico Giulio, col quale abbiamo assistito alla presentazione paese. Più di un'ora il primo ministro ci ha presentato il paese. Non vi dico le opportunità che ci possono essere in un paese che è ricco di materie prime, ma anche fame di tecnologia. Abbiamo ancora qualche foto. Sì, questo è col presidente, il direttore generale della Camera di Commercio del Sudafrica, con cui abbiamo concluso un primo protocollo d'intesa, dove abbiamo stabilito di rincontrarci a gennaio con delle delegazioni molto limitate e individuare i settori in cui possiamo collaborare e fare partnership. Chiedo regia se abbiamo ancora un'ultima immagine. Sì, ecco, questo è il presidente della Camera di Commercio Privata di Malta, il dottor Abela, e assieme al dottor Abela abbiamo deciso di organizzare una missione imprenditoriale italo-maltese in Algeria. Ecco, noi riteniamo che il concetto di partnership tra paesi europei dovrebbe essere l'obiettivo politico della nostra nazione. Fino a quando siamo isolati e agiamo da soli, siamo deboli. Beh, bisogna fare partnership. Vediamo ancora qualche immagine. Questa è l'ambasciatore di Malta in Italia, la sua eccellenza Fraser, che è stata il motore e ha creduto tantissimo in questa iniziativa e ci ha consentito di partecipare al Commonwealth Business Forum. Presidente, ci diceva, i primi giorni abbiamo anche avuto qualche difficoltà di dialogo perché c'era un rapporto molto diretto. Si voleva sapere qual è il progetto, cosa vuoi e come si può realizzare. Sì. Qualcosa di molto semplice, quando si parla tanto di sburocratizzazione, questo è l'esempio lampante.